benvenuti, cari amici. Siamo nell'oscurità, nella semioscurità del teatro del Trianon, detto il teatro del popolo. Che ci siamo a fare? Allora, siamo qui perché Nino D'Angelo prima, appunto, comparso, c'è stata anche una bella, come possiamo dire, una sorta di fiumana che ha appunto accompagnato l'artista del popolo. Ecco, facciamo un pochettino di luce che credo sia meglio. Ci controbilanciamo con un sistema. Un sistema rudimentale. Siamo sempre noi, facciamo una panoramica, anche una panoramica della situazione del teatro. Chiaramente ha bisogno di restare. Però già è importante, Raffaele, dicevi allora? Dicevo, quindi Nino D'Angelo ha fatto la sua comparsa, giustamente anche perché è direttore artistico del teatro e appunto è stato accompagnato da un bel po' di persone, quindi tanto affetto, tanta gioia e felicità chiaramente, ha ringraziato chi di dovere e quindi il teatro Trianon tornerà, speriamo tutti, ai fasti di un tempo. Agli antichi albori, esattamente, essendo sì. Questo un teatro importante perché comunque sia situato in una zona popolare di Napoli, Porcella, ricordiamolo, e che comunque la sua riapertura rappresenta una riapertura del popolo al dialogo, della step by step, passo dopo passo del teatro, quindi il popolo che si sentiva abbandonato, è stato diciamo riaccolto. La chiusura di questo teatro ha la possibilità di riappropriarsi della cultura e dell'arte. Certamente. Come è giusto che sia. Ci sono ancora delle cose da sistemare, chiaramente, perché la riapertura appunto avverrà passo dopo passo, settembre, come si dice Nino, e ci fidiamo delle sue parole, a settembre partiranno degli spettacoli, dovrebbero essere 7-8 nell'arco di questa annata, poi chiaramente il Teatro Viviani, il Teatro del Popolo, tornerà a splendere. Questo almeno è l'augurio, no? Sì, perché ricordiamo, facciamo una breve cronistoria, questo teatro, dopo un periodo di crisi, fu rimesso a nuovo e diciamo riattivato. Certamente. Fu un tentativo all'epoca della vecchia gestione, non facciamo nome perché sono proprio pubblicizzate, personaggi che non hanno dato lustro, è meglio evitare. Comunque sì, dopo questo breve tentativo di ripristino è caduto, diciamo, in disuso anche dal punto di vista economico, perché i dipendenti delle maestranze non sono state pagate. Adesso vediamo con questa nuova struttura della regione, con questi nuovi finanziamenti, l'opportunità data a Nino D'Angelo come direttore artistico di poter un attimino dare lustro a questo territorio. Esattamente, poi sì, visto che siamo nell'ambiente adatto, si dice anche Mucha Mierda, quindi a Nino D'Angelo e a tutte le. Sì, adesso noi siamo nel teatro, si dice, come dicevo, Mucha Mierda, si dice, siamo nel contesto giusto. Questo comunque deve essere un grido di Mucha Mierda, detto proprio con l'eco del teatro. Certo. Siamo in una situazione collaterale perché anche per farvi vedere tutto. È impegnato con la carta stampata e cercheremo di avere almeno due parole in questa penombra del teatro popolare Trianon. Vi auguriamo buon proseguimento. Ciao.